Appunti dintorni, la nostra agenda degli appuntamenti, ben ritrovati. In prima linea è il docufilm in cui la frontline viene raccontata attraverso l'obiettivo di 13 fotoreporter. Con i loro scatti mostrano l'inferno, gli orrori, le sofferenze, le cicatrici indelebili della guerra. Quindi un tema di stretta attualità al Politeama di Pavia questa sera a partire dalle 21, questa sera mercoledì 6 aprile. Fra l'altro questo è un docufilm che è stato premiato all'edizione 2021 di International Filmmaker Festival of New York, distribuito da Tren Film, e vede due registi, Francesco Del Grosso e un pavese, Matteo Balsamo. Tutte le informazioni e i biglietti sul sito politeamapavia.com. Per vedere cinema, teatri e musei occorrono il Super Green Pass e la mascherina FFP2. Giovedì invece alle 20:30 Garlasco ricorderà lo scrittore e giornalista Mino Milani. A circa 2 mesi dalla scomparsa, che ricordiamo è avvenuta il 10 febbraio scorso, ci sarà questa serata Amarcord al Teatro Martinetti e si ricorderà soprattutto quel pomeriggio del 20 aprile del 2008 quando Mino Milani fu invitato a Garlasco per festeggiare il suo 80° compleanno e poi gli era stata intitolata in vita la biblioteca. Adesso appunto continua ad essere intitolata in sua memoria. Al Teatro Fraschini invece abbiamo parlato di guerra, dobbiamo parlare anche di tutti coloro che ovviamente vivono situazioni di difficoltà e sono tante le associazioni di volontariato che si stanno dando da fare. C'è anche il Teatro Fraschini di Pavia con la Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha deciso di dare vita a questa serata che si chiama Alice in Wonderland. Allora l'appuntamento è per giovedì alle 20:30, proprio il ricavato verrà devoluto tramite Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che a dire il vero lo raddoppierà, verrà devoluto proprio a tutte le associazioni, a tutti gli enti che sapranno garantire aiuti per questi bambini ucraini ospitati sul territorio pavese. Tutte le informazioni sul sito teatrofraschini.it. A proposito di Fraschini, ricordiamo anche la serata di Comicità di sabato alle 20:30 con due big, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, con un grande show dove in pratica si trovano sul palcoscenico loro con voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni, poi una bella interazione con il pubblico. Sempre teatrofraschini.it per tutte le informazioni e i biglietti. Mentre al Cagnoni di Godiasco, sabato alle 21 c'è il Brass Quintet e al sabato pomeriggio c'è una bella iniziativa. Dalle 14:30 alle 16:30 l'Accademia Rossini apre le porte in occasione delle prove, quindi sono prove aperte anche al pubblico. Per tutte le informazioni, in questo caso teatrocagnonigodiasco.it, oppure chiamate il 334 2684 647 o 331 7327 505. Mentre l'assessorato alla cultura del Comune di Pavia presenta al Palazzo del Broletto fino al 12 giugno Global Warming di Marzio Cialdi, una mostra curata da Valerio Deò che propone una serie di sculture di grande impatto volte a sensibilizzare il pubblico verso il problema incombente del riscaldamento globale e del cambiamento climatico incontrollato. Gli orari di visita lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19, chiuso il martedì. Per informazioni cultura@comune.pv.it oppure 0382 399 424 o 399 770. E a Pavia, tra storia e leggenda, sabato vi aspettano anche alcuni incontri, 4 tappe, partendo dalla Statua della Lavandaia in Borgo Ticino e poi toccando oltre al Borgo San Michele, Duomo, Castello e Visconteo. C'è una versione per bambini dai 6-10 anni con accompagnatore e c'è poi una versione invece per gli adulti, appunto tra storie e leggende, anche attività ludiche e interattive. È un evento organizzato dal Fai Giovani, quindi le prenotazioni vanno fatte su pavia@faigiovani.fondoambiente.it. Per i bambini, a proposito, da inizio marzo ogni domenica mattina c'è Sentiero dei Piccoli al Bosco Grande, in questo caso le informazioni sulla mail isentierodeipiccoli@gmail.com. Riapre anche ogni weekend il Bosco Negri di Pavia, quindi ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18, in questo caso la mail è oasi.bosconegri@lipu.it.
Siamo in chiusura, prima ricordiamo come sempre il portale per prenotare il vaccino anti-Covid dai 5 anni in su, prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure telefonate al numero verde 800 894 545 o rivolgetevi ai postini che rilasceranno la ricevuta necessaria per presentarvi al centro erogazione vaccini o ancora ai postamat da fruire con tessera sanitaria. Inviate tutte le vostre segnalazioni, corredate da foto, locandine o video a info@pavia1tv.it oppure info@lombardialive24.it o ancora WhatsApp 389 2566 296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Appunti e dintorni.